Oggi come Partito Democratico regionale e comunale vogliamo dire alla città quello che c'è scritto nell'accordo di programma, che non è assolutamente in linea con quello che era scritto invece nel precedente protocollo d'intesa. La città deve sapere che le aree di risulta per la Regione Abruzzo, per la sede della Regione Abruzzo, cioè 10.000 metri quadri, vengono svendute con una cambiale, con un pagherò. Non c'è assolutamente nulla a titolo di somme compensative da parte della Regione per completare le opere del progetto dell'area di risulta. C'è soltanto un impegno futuro. Ora io chiedo ai consiglieri tutti, non solo naturalmente a quelli dell'opposizione, ma anche a quelli della maggioranza, come si può ratificare questo accordo di programma entro 30 giorni se tutto quello che la Regione dovrà versare verrà scelto, deciso da una convenzione in cui i consiglieri comunali di Pescara non entreranno. Poi c'è un altro problema, il problema dei parcheggi. La Regione Abruzzo nell'accordo di programma in base alla legge Tognoli aveva previsto dei parcheggi, circa 300 per la sede della Regione Abruzzo, questi parcheggi spariscono, sparisce il riferimento alla legge Tognoli e questo ci mette non pochi dubbi su questo aspetto, ma soprattutto i parcheggi, si legge, verranno recuperati nell'area, il che significa che la quota di parcheggi a disposizione della città scenderà a 1.750 circa e questo contraddice la grande battaglia che il centrodestra aveva fatto contro questo progetto dell'area di risulta, sostenendo sempre che i parcheggi erano pochi per la città di Pescara. Poi mancano le risorse, non ci sono le risorse né per la progettazione, 3,7 milioni di euro, c'è solo 1 milione e 900 mila euro, né per la realizzazione dei 45 milioni, ci sono 8 milioni e mezzo dei due immobili messi in vendita, ex sedi della Regione Abruzzo, quelli di via Raffaello e quelli di via Lebovio. Ma questi immobili, il ricavato, sono stati già destinati alla provincia dell'Aquila con una legge regionale. C'è poi la questione dei tempi, si dice sarà una sede pronta nel 2027, assolutamente non è vero, ci vorranno 500 giorni della progettazione e la progettazione dovrà essere scelta con un bando europeo, ma la progettazione sarà possibile soltanto quando si reperiranno questi fondi naturalmente per procedere, quindi ci sarà bisogno di tantissimo altro tempo. Noi continuiamo a sostenere, come abbiamo fatto, il ricorso contro il comitato via, contro la decisione del comitato via sulla sede della regione nell'area di risulta di Italia Nostra. Naturalmente proporremo un altro ricorso oltre a quello perché è necessario ed è fondamentale. Masci e tutta l'amministrazione comunale di Pescara si stanno svendendo l'area di risulta un po' come Totò vendette la Fontana di Trevi, una cosa non loro, perché nessuno venderebbe una cosa propria con un pagherò o una cambiale.